Reddit però prima, ragazzi, ebbene sì! Sigla! C'è la sigla del re. Sono in live! Oggi è domenica, è il giorno del re, re, Troia, ma è lunghissima questa sigla. Stai un po' zitto. Vai, ci siamo. Utuono, big in Japan più Agnese. Che vuol dire? Avete fatto una statuetta di legno, mi sembra, di tuono. Ah, di me caricato in, come mi aveva disegnato Tuono nella caricatura, data la mia attuale pro pic delle mail. Di YouTube, Dario Moccia, Anche della mail. Bellini. perché è lo stesso account Google, capito? Non ero così gigante rispetto a lui, ma quasi, quindi ci sta. Questa è Agnese? Ah, la stai facendo. Bellina Agnese, tra l'altro con gli occhini come fa Come lei. fa lei i disegni? Sì, ho notato anch'io, Dario. Oh, per me sei tutto rincoglionito, te lo dice Babbo, vai. Io stavo dormendo fino un attimo fa. Mi ha Ancora dormito? svegliato l'annuncio di Mara Venier. Cioè, perché ero mezzo addormentato, mi sono incazzato e mi sono alzato. Sei un grande. Allora. Sono Foli e oggi Ecco qua. vinceremo Lega con solo Pokémon che inviterei al mio addio al celibato. Ipno. Perché porta la coca. Voilà, ovviamente. Ah, Kazam che con cucchiaini scalda il caffè. Sì, ma veramente sta peggiorando È drasticamente, l'unico poli che mi piace questo, l'ho eh. La gag sempre della detto. droga, hai capito? Sono Mario Ecco Dugnolo. Metti follow al profilo. qua. Ah, dai, sempre, metti follow al Sai, profilo Duck, perché ha sempre. un grande mal di testa e lui sa bene dove trovare le tron. Fie. Golbat, Dai. grande bocca. Oh, per Dai. poppare grandi cazzi. Ma scusa, Poli, fai tutto il furbo con Ava, no? Queste cose, no? E poi droga, eroina, puppi cazzi, cioè, è un Ma infatti controsenso. questo non è poli, questo è il poli del filtro Pokémon, è Stupia. l'unico poli divertente, Ah, lui, l'unico, boy, molto specifico però. l'unico. Grazie, Kick Nox. Ragazzi, fra 430 abbonamenti torniamo a 18.000. Vaffanculo, Twitch. No, Dai, scherzo. insomma, È un vaffanculo. simpatico color. Firo, grande naso. Simpatico. Non serve dire altro. Infine, Flareon, che scalderà i nostri cuori per Certo. una notte di passione. 3, come il numero perfetto. Come i cazzi che prendono al mio Dio, arrivati, vi No. prego, non vi prego, voglio solo sposarmi e basta. No, non è proprio così, devi No, cazzi hai devi ritornato prendere. il poli normale, Già già mi ha basta. dato un fastidio Non addirittura, esagerare, però. ma che cazzo dite? Ma nell'antica Grecia si chiamavano No, traote. malato. Oh, il manto io! Odrate! Senti che sono bene! Non Ce lo risponde chiami! nessuno. X. Io ti giuro che se arriva qualcuno in... Quando crede, voleva passare Otraote come nome. Non esiste. Ma che cazzo dite? Ma nell'antica Grecia si chiamavano No, Traote! malato. Oh, il manto io! Odrate! Senti che sono bene! Così, con le mani così, proprio, l'antica Grecia. Oculista del Darione, vista per forza. Eccolo là. Questa foto l'ho fatta anch'io uguale, perché sono andata a Milano, ero ferma a un semaforo, ho detto no! E ho fatto la foto, ce l'ho da qualche parte il cellulare, non sto scherzando. Grazie mille comunque, Magni. Questo abbiamo già visto. Riguardiamolo, Vabbè, dai. me ne vado. Dai, Vivo, dai, un attimino. me ne vado, me ne vado. Dai, no. Abbiamo già visto Dai, togli, questo. No, togli. vedete la parte finale, ci sei più te. Questa è magia. Pagati 5 € una birra, te. I blu fan, cioè. E poi sono andata alla conclusione che il muschio sarebbe stato inutile. Ebbene sì, sono stato bannato per motivi di sostanza. Non c'è scritto il motivo preciso, preciso, ma credo che sia per...
Tanto Ale mi ha scritto godo, gli ho chiesto se potevo postare il godo, lui mi ha detto di sì, ha detto fa Dario però che palle, mi dispiace per questa cosa, passo per quello cattivo che ti ha segnalato, e ho fatto guarda Ale ma stai tranquillo, ma non... ma nessuno pensa a una roba del genere. Tipica preoccupazione da YouTube, da youtuber e non da streamer questa. Questo è un errore vero e proprio, perché nella mia lore quello non sono io, quello è 27 Manu, ci tengo a precisarlo. Qua avete sbagliato, potete darmi del nasone come volete, ma questo non sono io, nella maniera più assoluta. Cristo chimico non capisce un cazzo. Ehi! No, proprio non gli funziona la rotella del cervello. L'universo parallelo in cui Dario Moci nasce con la voce di Louis Armstrong, ce l'ho in testa una settimana ormai. Potremmo subentrare, sa? Cosa? Non mi fare male, no. Non mi fare male, no. Non mi fare male, no. Io voglio fare la maratona sì. Mi partecipo nonostante i critici. Sono qua con la domanda Gilbert e ci divertiamo nonostante l'improvvisazione, yeah. Non mi fare male, no. Non mi fare male, no. Non mi fare male, no. No, dai. Sono meglio di Simone Santone a cantare nonostante questo. L'ha presa bene, Simone, questa cosa qua, mi ricordo. Dai, domani mi fanno la... No. E così gli sto incontentissimo, lo che ti voglio bene. E anche domani mangiate, e anche domani reccio. Best maratona. No, sono i ricordi. Il prossimo anno sarà l'ultima, la best maratona. Per me sarà l'ultima la best maratona. Che domani reccio non c'è vero. Anche se sono Oh, Mr. Marla, oh, Dory the Maras, e anche Flame. Che strano, hai usato l'intelligenza artificiale, penso, o un filtro, sì. Con noi sì, siamo sempre insieme qua. Ma non era l'ultima, Tommy, nel senso che se arrivi a fine anno e pensi all'anno scorso, fai migliore maratona. Dici perché ci piace Twitch. Bellissima comunque, dannoissima. Boh, Dario è veramente incontrollabile ormai anche negli ADV. Comunque ragazzi, non vi preoccupate, c'è qui il Darione apposta per voi. Se volete dare un occhio all'asta del giorno senza riserva, vi lascio qua il link. Per forza, d'altronde già a letto e per forza. Allora, ora posso farvi vedere una cosa, un contenuto veramente esclusivo. Il video quello dove apro gli album, faccio tutti i versi di Kata, il reel di KataWiki, l'ho dovuto rifare. Adesso vi farò vedere la versione che mi hanno bocciato. Dai. Ce l'ha Serena, ovviamente vado a recuperarla al volo, che secondo me era la più bella versione di sempre. Dai, su. Ma mi è toccata, tanto lo vedo subito dall'anteprima. È questo qua. Ve lo faccio vedere perché giusto, il mio pubblico deve sapere. Questo è il video che mi è stato bocciato purtroppo da KataWiki. Ho iniziato a collezionare carte Pokémon in maniera molto modesta. I miei genitori purtroppo non avevano molti soldi, quindi in un'intera vita mi hanno comprato un singolo pacchetto di carte Pokémon. Era un pacchetto del set base e dentro ci ho trovato Beedrill. Questo Beedrill. Ma voi siete senz'altro più fortunati, perché vivete nell'era di KataWiki. E grazie alla loro asta del giorno senza riserva potete ottenere carte Pokémon e iniziare con quest'hobby a un prezzo davvero irrilevante. Chiunque, con qualsiasi tasca, può iniziare a divertirsi con le carte. KataWiki, forgiate anche voi la vostra storia nel collezionismo di carte Pokémon. Ora! Perché gli hanno detto che non andava bene, per curiosità? Ma non andava bene perché sono 20, hanno detto... 20 motivi diversi, No, oh, perché ha detto ci vuole più coinvolgimento, far vedere più le carte. Ha detto va bene, ok. Direttore, il mio sogno è cantare al Festival di Sanremo. Cosa vuoi cantare? Vorrei cantare Altrove di Morgan. La sai? Certo. Cantacela a cappella, vai. Ok. Prego, musica. Ta, pa, pa. Che cosa vuol dire però pam pa, pa, ra, pa. Mi sveglio col piede sinistro. Quello giusto pa. Bravo. Basta. Poi bentornato Nasone, ti hanno scritto sì, ma è Amadeus che tra l'altro è incredibile, vabbè.
Ho visto anch'io questa. Le straordinarie deformi sproporzionate avventure di Sturnocchio. Smetta di farmi pipì in faccia, stronzo, non sono il tuo rinatoio. In realtà ti si ingrandisce il naso perché sei il mio rinatoio, capito? Ah, certo, certo. Cioè, questa non l'avevo capita. Che schifo che fai. Bravo Marsh Mario, bravo. Top 5 anagrammi di Dario Moccia. Aromi doccia. Che ci sta. Ok, ci può andare. Non sono questi, credo, gli aromi doccia. Però, ah sì, aroma, vabbè. Sono quelli... Ah no, quelli granulosi, no? Aia! Domio... Domia roccia. Domia roccia, bah. Sì. Mordo acciai. Bravo. Arco omicida. Bello. Strano, ma ok. Codio marcia. Te non sai la storia di Codio. Si chiama... Codio era il mio cavallo in Red Dead Redemption 2. Te come l'hai chiamato? E il mio si chiama Adriano. Non è ancora morto, vero? No, non è morto Adriano. Ok, mi raccomando, tienilo fino in fondo al gioco. Sì, sì, Adriano. Menzioni onorevoli. Bedu. Caco, mi adori? Vabbè. Caco, mi adori, puto esclamativo. Secondo me col punto interrogativo funzionava meglio. Questa campagna pubblicitaria mi ha convinto, dai. Ah, sì, è vero. Dai. E poi c'era quella della Lega che era invece... Cioè, quella della Lega è incredibile, ragazzi. Cioè, come cosa dicono? C'era il manifesto con una... Pronti! Un Dario Moccia scritto all'orizzonte. Questo è il mio primo post di disegno sul Moccia. Spero vi piaccia. Viva la Cambogia, che comunque non c'entra molto, ma bellino, molto, molto carino. Però PHC sempre, si mi chiama. Fate sempre estivo. Che quanto non ci ricordi. Ah, era la Meloni, non la Lega. Vabbè, ti sei sbagliato di poco. Ah, ok. Oh, ciao! Non vi avevo visto entrare. Sono qui con la mia tazzina Smile. Tuffati anche tu in un mondo di sapori e cazzi nel culo. Insomma, me la stavo godendo. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Tutto a posto? Ciao. Bellissimo. Tra l'altro, l'altro giorno Gianmarco mi manda un audio. Dario, scusa se ti disturbo, stavo qui che mi gustavo un caffè nella mia tazzina Smile e poi ha continuato a parlare. Io ormai è completamente rincoglionito, ragazzi. Sì. La voglio rivedere. Oh, ciao, non vi avevo visto entrare. Sono qui con la mia tazzina Smile. Tuffati anche tu in un mondo di sapori e cazzi nel culo. Insomma, me la stavo godendo. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Tutto a posto? Ciao. Tutto a posto, poi. Tutto a posto. Grazie, ciao. Comunque, bellissimo. Sam Dub è sempre il numero uno per me. Grazie a Ricciambra. Ragazzi, grazie anche a Alebilio. Sotto con gli abbonamenti che ci siamo, sì! Non mi toccare. Ecco qua. Eh sì, l'omaggio. Ma quanti te l'hanno mandato su Instagram? Chissà quanti, perché non li ho letti tutti, ovviamente. No, Mario Sugnolo, Fisci Teatro. Ah, sì. Bravo. Grazie. Ma questo l'avevamo visti, però. Grazie a History Wandering per i 5 piselloni nutrenti. Grande History, aiutatemi! Aia! Aia, mi hai messo i denti addosso. Vedi che è il secondo episodio questo. Ah sì. Grazie Raikard, grazie a te. Oggi entreremo in questo portale spazio-temporale che ci porterà 50 anni nel futuro. Poi, dove intervisteremo un noto streamer ormai in pensione. A quanto pare la piattaforma viola col grazie passare Flick del tempo è grazie peggiorata Cronenberg sempre più. E i danni che ha provocato purtroppo sono limpidi. Quanto è passato dal grazie Lictus? Vladi. Comunque c'è uno che ha fatto, tra l'altro un TikToker molto famoso, che ha fatto lui da vecchio, cioè un fan nostro da vecchio. Ah, l'ho sì, visto. È bellissimo. Grazie Cica Fragolino per i gift. Minchia, è Jules. Grazie Galactic Gaka, si chiama Jules? Jules. Spero l'abbiano messo su Reddit perché fa io veramente sono Jules, ride. Io sono Jules. Grazie Pippo una cifra! Pippo una cifra! Grazie di 5 gift, grazie di cuore. Ciao Dalos. Ma siamo a 17.000. Va bene, non mi toccare, va bene. 380 abbonamenti e torniamo a 18.000. Non mi si tocca, allora, un cazzotto. Non mi si tocca. Tre anni, diciamo. Tre minuti. Il supporto agli streamer è stato inesistente e i loro guadagni sempre grazie Nuzzo. Pensate che dal 2030 è stato addirittura necessario pagare la piattaforma per poter streamare. Boia. Che amarezza. E lei si noi streamer in pensione. Noi allora. Vuole lasciarci con un pensiero finale? Un bel discorso del douche si fa qui. No, forza! Certo. Bisogna vincere e vinceremo. E quando c'è... No! Troppa nostalgia. Grazie, Robust. Interrompere e mandare subito grazie, i titoli di coda. Va bene, tanto carino, dai, grazie di cuore, cantina del Reddit. Cioè, basta. Incredibile come Victor abbia predittato il Poli Squirt Show per la DC Ivato. Cioè, però si propongono il Poli Squirt Show, che secondo Poli me... Poli di Troia anche... Bello. Bello, Poli Squirt Show.
Ma come cazzo fa? Ma poi come avete fatto a ricordarvi di questa cosa? E questo fa veramente paura. Boia. Beh, che frusciante, cioè. C'è anche te, Sì, ho visto a destra. Io ho due orecchini comunque. Ma io sono un demonio, ragazzi. Quelli centrali, poi della dentatura tremenda. Voi siete malati. Cazzato nero. Binzone. Oddio, bellissimo. Addio al celibato di Poli. Tra una gara di squirt e una rasatura di palle con rasoio in bocca, inizio il momento più alto del drag show experience. Ah, io sono Jasmine, tipo. Ci sta, perché eri Aladdin. Sì. Bellissima bello. Questa. C'è bello davvero. Però manca Poli, che è il protagonista del... È vero, Poli doveva fare tipo la vittima sofferente. Chissà, tipo schiacciato dai nostri tacchi. Mario, vabbè, questo... Con un'altra faccia addirittura. Sì, di quanto è grosso il naso. Come è andata versus come doveva andare. Dario Moccia è il miglior content creator. Ma davvero, io non ho saputo niente di questa cosa. Sei il miglior content... A come doveva andare? Cioè... Ah no, aspetta. Qual è vero? Qual è il vero, raga? Io non ho seguito questa cosa, giuro. Chi è il miglior creator anime e manga 2023 di XEU d'Italia? Io dovevo andare con Mangaka. Ma no, secondo me non doveva andare nemmeno con Mangaka, ragazzi. Ma perché ho vinto io? Solamente per coppio pubblico, raga. Ma io di manga e anime parlo... Vabbè, spesso... Chi dovrebbe vincere dei tuoi colleghi? Diciamo che io non ne parlo quotidianamente, ne parlo in specifici giorni. Però ne parli settimanalmente. Ho capito, però c'è gente che ne parla tutti i giorni. Vabbè, nelle tue prime 5 competenze. Caverna, forse. Dici che Caverna doveva diventare il miglior content creator anime e manga 2023. Anche anime e manga Ita sono bravissimi. Anime e manga sono molto preparati. Certo, non sono molto intrattenenti, però sono molto preparati e molto capaci. E hanno una conoscenza enorme. Caverna, cioè, diciamo che collega le due cose. È un... Sopravvive. Un buon intrattenitore e una grande conoscenza. Però il problema è il pubblico sempre in queste... Io non sapevo niente, non ho pubblicizzato un cazzo, eh. Kirio non pervenuto. Kirio pure. È meme. Che senso è meme? Ah, da qua, da questo tag dovevi capire che stavano scherzando. Ma... Quindi come è andata era anche come sarebbe dovuto andare. Cioè eri come fintamente sarebbe dovuto andare e questo è come sarebbe dovuto andare. Non si è capito un cazzo. Ho capito, questo... però io ho vinto, no? E allora non è vero, è serio. Infatti, raga, basta andare su XEU d'Italia. Andiamo su XEU d'Italia e vediamo se ha vinto questo. Ma ce l'hai lì davanti il motivo. Urasawa. Beh, effettivamente hai intervistato Urasawa. Beh, ma che c'entra, raga? Sì, comunque sì, è vero. Vogliamo dare un'occhiata? Vogliamo dare un'occhiata ai commenti? No, voglio vedere i candidati, perché quelli dove erano i candidati. Secondo Caverna, infatti. Secondo... Anime Night Live, hai visto? Ci ho preso che sono... Ah, Anime Night Live. No, Anime Night Live non so quelli di io. Ecco, eccoli qua, Animated Time. Vabbè, sì, ma la... Non significa niente questa classifica. Guardate chi cazzo ha vinto per il content quello creator che mi ha gaming. Spoilerato l'orfano di Bloodborne. Hanno vinto per gli Inside. Questa cosa è fake, non è possibile. Non è fake. Possiamo vedere i candidati di videogiochi invece? Secondo Sabaku, terzo Curoliri, primi per gli Inside. Pazzesco. Sì. I commenti. Apriamo. Dario fa vomitare. No, sì. Dai, ragazzi, dai, esageratissimo. Mamma mia, Victor proprio lecca l'anno. Basta, semplice, proprio senza nemmeno proprio fa vomitare, punto. Vabbè, io comunque non lo so, raga, io non ne parlo quotidianamente, ecco, ne parlo spesso, ma non così. Vabbè, sti cazzi, non mi fregano. Tanto a vedere classifica, ho fatto nulla. Logo del Darione fatto in pixel art da me. Grande Spyro, quel che fai bene te, eh? Sì. Ragazzi, io non ve l'ho mai detto, ma in realtà mamma mia, ti ego veramente. Io sono Spider-Man, porca Dio. Ma poi il costume più brutto di tutti i tempi. Ma meno male che ha bestemmiato il signore, altrimenti sarebbe stato angosciante. Invece il solito Diego Content, bravo. Palese modello 3D più forte esistente. Io direi di no, però è interessante. Però è un bel modello 3D. No, il più forte. Non è bello. Non è ma più poi forte. I capelli sono un blocco, cioè non c'è profondità. Sì, niente. Sì. Ah, siamo noi.
Ha scritto anche delle cose che non leggeremo. Ciao Dario, ho sentito che nelle ultime stelle della sfida fantasma di CTR c'è Pinstripe in versione Mario mafioso. Tocca verificare, mi sa. Ah, questo sei te e questo sono io in versione scimmia. Dai, okay. ci sta, perché io ti guardo così quando mi sei davanti. Rido, dico. Sei un grande, la coppia del Cartoon News. No? Quella è, no, Enrico, è la prima fanart che ci fate insieme. Lo reputo un pung. Ora quasi 30. Oggi sono passati 20 anni all'uscita del primo Toy Story. Esatto, 20 anni, povero beh. Eh sì, a quel tempo sì. Hanno avuto addirittura il tempo per rovinarlo. Pensa a te, chi lo pensava? Marione che lascia esibire Dario nelle sue incredibili gags. Ma poi perché uno è abbozzato, l'altro è preciso? No, sembra stile quello là, sto parlando in keyboardi. C'è Dario Moccia che ha detto che mi vuole pestare di brutto. Non vedo l'ora, fra. Il mio sogno, il mio cosa king, farmi picchiare da Dario Moccia. Peccato che non me lo può dire in live perché l'hanno bannato. Che basta, poverino. Appunto, allora se mi hanno bannato, come ho potuto dirtelo? Che voglio picchiarti. Cioè, sei deficiente, Lollo. Dai. Oh, Manuxo mi ha dato l'endorsement pubblico per questo ban. Che vuol dire endorsement? Cioè, mi ha dato sostegno pubblico, mi ha detto... Certo. A volte mi viene voglia di... No, di non abbandonare la piattaforma, però... sì, una cosa del genere, che il ban di Dario è ingiusto, ma vi rendete conto? Ha scritto una roba del genere. Bravo, almeno scassa cazzo anche nelle cose se giuste. Io mi appello al team di Twitch, ragazzi, se Manuxo abbandona la piattaforma per un mio ban, vi prego, per me bannatemi. Certo. Cerchiamo di fare qualcosa di così. Grande Manuxo che si rivela sempre un amico. Sì, un amico. Easter egg Darione. Ok, mi hai messo in un fumetto tuo? User Poliquid Show dopo aver scattato quella foto. Quale foto? No, questa penso che lo mettono dappertutto, penso. Questa. Nuovo membro da Tomodachi, no. Anche solo per questa maglia non andrebbe bene. No, non va bene. Primo post su Reddit Dario contro Mario, spero vi piaccia. Quindi quello sono io. Questo qua è una citazione di Galloping Gaucho. Corto di Topolino, il secondo corto di Topolino prima di Steamboat. Preceduto solo da Plain Crazy. Credo che sia una citazione. Minchia, lui ti ha proprio schiacciato l'occhiolino per fare questa cosa. Sì. Basta! Dai. Vabbè, non è... Ma poi... E quello... Cos'è? Ma poi attiva Windows per l'IO, cioè... sì, veramente. Siamo per arrivare di nuovo a 18.000, se ce la facciamo gli do un cazzotto a Mario lo stempio, li faccio dimenticare. Perché ho indovinato proprio la tonalità di E quello cos'è, l'aierato della puntata 3. No, non c'entra nulla. Mario Sturgnolo, René Magritte, 1936. Va bene, andiamo avanti. Schizzo del Darion. Insomma, no. Però grazie, primo posto in Reddit, non spero di non aver copiato nessuno. No, non credo. Espansione del dominio? Si va a letto perpetuo. Continua. Ok. Disegno veloce fatto durante la live è da tanto che non schizzavo. Qualcosa della prima volta che posto qui. Spero però possa essere apprezzata la sua semplicità. Molto. Grazie. Sembra Kirio prima di avere i capelli brizzolati. Sì, sì, sì. Quindi tipo 30 anni fa. Fatemi gli auguri, per forza. Vabbè, auguri. Queste torte qua sono quelle torte dove fanno i camshot. Tu come le sai questa informazione? No. Cioè, comunque... Famosissimo amico stretto tu, quindi, no? No, ma non volevo citare Rob McQuack, Che cosa? No, che nei video dove camshottano e poi fanno mangiare la torta, di solito sono fatte così le torte, non so perché. Ok, io non ho mai visto un camshot, quindi mi stai confermando che tu hai visto un camshot. Simo, ma cafa, è bella. Tra l'altro, raga, io spero che qualcuno abbia caricato la clip dove Panetti... spara un sivalletto nel viso a Emma Marrone. Io lo devo vedere. Sì. Non l'ho ancora visto. Praticamente mi hanno raccontato che c'è Simone che fa una domanda a Emma Marrone e mi dice: senti Emma, ma te dopo il festival sivalletto oppure fai qualcos'altro? Io devo vederlo. Devo vederlo a tutti i costi. Mario. Ah, guarda, ti ha fatto qua. Sono veramente io. Quello che è così, una specie di cosa così. E sul canale comunque credo di... No, l'ha fatta su Prime Video la cosa dell'intervista. Sì, Amazon Prime Video. Cioè, trovatemela, vi prego. Dario che... Puzzi? No, niente. Dario che fa collab per fare questa parte, mi pare che sia anche un po' ingrassato. Non sembra per niente Dario! E quello sì, sembra Dario. No, Len Friends, questo farebbe scattare il timer, ma per ora lasciamo perdere. Che vuol dire Dario? Lo so io. Dario, fatto e disegni vari. Spero vi piaccia. Il tuo naso che tra l'altro... Sì, sembra veramente...
Dai, bello pure questo. Mi ha fatto particolarmente Rufy ridere. È Garzo che toglie le pappardelle. Infamia pure a sinistra, campione. Il signore delle sub, il ritorno del re. Vabbè, dopo il ban, capito? Liberate l'arte. L'arte. Il balletto ufficiale del Per Forza. Se lo fa, non credo, proprio incredibile. Balletto del Per Forza. Così, no, non penso. Grazie, Foria. Forse l'ho visto. Non sono immaginato. ma non è. Grazie, Papa, per i 5 gift. Non è un vero Per Forza. Va bene, sì. C'entrava un cazzo. Però. È vero, è vero. Ma poi sto fisio lì dove? Grazie Pampa per i 5 gift, c'è davvero. Il genitore di Togo, questo. Finito! Perché ero bannato. C'è un po' meno, un po' meno roba. Me Enderion. Sì. Va bene. Ma non è vero, non penso ci sia qualcuno di così felice. Allora, andiamo... Avrei già in mente 100 nomi, però... Non è vero, ne hai due. No. Avete trovato la clip? Un'altra domanda, quando finisci l'esibizione all'Ariston, torni a casa e si va a letto oppure no, torni in albergo? Sì, e poi guarda, rimane guarda la faccia, immobile. Guarda la faccia. L'esibizione all'Ariston, ma poi col movimento della testa si va a letto, torni, ma poi la guarda tipo che non deve essere uno ma poi scherzo. Che domanda, oppure puntini, cioè. Veramente inside letto, questa cosa oppure no, torno in albergo, mi vesto nel peggiore dei ma poi nessuno possibili. Di loro se ne è reso no conto. Ma è una cosa solo sua, la voleva fare per sé. Pizza morte, un canale pieno di sorprese. Pizza morte.